Abbiamo oggi con noi qua il piccolo, grande Marco Campagna, piccolo attore, ma grande anche attore perché protagonista ultimamente di diverse fiction. Hai fatto qualcosa già con Montalbano? Sì, nel commissario Montalbano facevo la parte del nipote che hanno ucciso la nonna Maria e io andavo dal commissario Montalbano a dirle se era veramente che era morta mia nonna. Come ti sei trovato con Luca Zingaretti? Benissimo, una persona squisita. Quindi anche con tutto lo staff sono stati sì, abbastanza bravi. E invece hai girato ultimamente un'altra fiction, ci dici il titolo e quando andrà in onda? Squadra La Caturani nel nome del padre, che già sono andati in onda 2 puntate, ora dovrei andare in onda la mia puntata, però non so di precisa qual è questa puntata, perché rimangono 4 puntate. Quindi invitiamo i telespettatori a guardarle tutte, così siamo sicuri che ti beccano sicuramente. Dove è stata girata questa fiction? A Palermo. Con che attori hai girato? Ho girato con l'attrice protagonista Anita Caprioli. Anita Caprioli, in cui spiegavo La Fontana. E poi che altri attori c'erano? Chi era il regista? Il regista era Fabrizio Costa e poi c'era un attore Leo Gullotta, l'attore Dini, eccetera. Come ti sei trovato con queste persone? Bene, veramente. L'attrice poi tutto bene. Che altri lavori hai in programma? Hai qualcos'altro in programma nei prossimi mesi? Sto preparando alcuni pezzi che dovrei... Quindi farai, altre, quindi non ci sveli cosa farai nei prossimi giorni, diciamo. Poi si vedrà. Ok, ma saranno cose che farei qua così o fuori? Fuori. Quindi sarai sempre qua, quindi altre fiction, ti potremmo vedere anche in altre fiction. Allora, in bocca al lupo, quindi ricordiamo che lunedì, ricordiamo il canale e l'ora. È alle 21:15 e su Rai 1. Su Rai 1 c'è questa fiction dove il nostro Marco Campagna reciterà accanto a tanti altri attori, va bene? Con l'attrice protagonista Anita Caprioli. Ok, in bocca al lupo e ci sentiamo alla prossima tua performance nelle TV nazionali, va bene? Ok, grazie.